parlando del giudizio negativo o giudizio morale che hanno i giocatori su se stessi e che si ha anche sul fenomeno del gioco d'azzardo, e quindi anche che gli altri hanno sui giocatori. Quanto questo ha influito sulla carriera letteraria, per esempio, di Landolfi, e quanto questo influisce sulla vita di un giocatore? Landolfi ha un rapporto controverso con il gioco e con la letteratura, però è anche vero che leggendo molti suoi testi si percepisce e si trasmette un amore invece per la letteratura, e paradossalmente leggendo certi testi si percepisce e si trasmette un amore per il gioco. C'è un testo di Landolfi che non è un diario, un bellissimo testo di Landolfi che si intitola Una domenica a Sanremo, che in cui il gioco veramente è un po' estratto dal paradigma del giudizio morale e diventa invece una specie di microscopio in cui vengono osservati i comportamenti umani, e anche dal punto di vista strettamente letterario, proprio stilistico, è un grande Landolfi. Si è trattato di un argomento con cui lui aveva un rapporto un po' difficile, quantomeno. E Landolfi è una figura centrale nella letteratura italiana, e non solo italiana, ma direi proprio europea, quindi occidentale, perché è uno di quegli scrittori che più di altri ha vissuto l'impossibilità di fare letteratura. Ma è l'unico modo per però parlare dell'impossibilità di fare letteratura, è quello di farla. E Landolfi l'ha vissuta sulla tua pelle, ed è un rapporto, come dire, quasi analogico tra il suo rapporto con il gioco e con la letteratura. È impossibile fare letteratura, ma io non posso fare a meno di fare letteratura, e nei diari mi parla spesso di non voler fare letteratura, ma poi invece si rende conto di aver fatto letteratura. È impossibile continuare a giocare, ma io non posso fare a meno di continuare a giocare. Un rapporto contraddittorio, ma un rapporto che a volte dà anche una sorta di euforia. Ripeto, questo testo non diaristico, quindi un testo letterario, peraltro molto sostenuto dal punto di vista stilistico, e Landolfi è uno stilista, è in contraddizione con quanto del gioco si dice per esempio nei diari, quanto il gioco sia sofferto, ma sia anche una tensione irresistibile. Senza l'esperienza del gioco quel pezzo non potrebbe esistere, ma in quel pezzo quello che uno apprezza non è il giocatore patologico o il giocatore che si autocondanna, è veramente un prezzo grande della letteratura.